Il 21 febbraio 1901 nasce a Trieste Emilio Comici. Nella città italianissima egli tempra la sua educazione atletica e spirituale. Dotato di forza e agilità non comuni, dedica la sua prima giovinezza agli sport, figura e stile, rivelandosi subito un fuoriclasse. Uomo di punta dell'Associazione Speleologica 30 ottobre, guidando schiere di giovani, esplora molteplici grotte del Carso, penetrando nelle ignote profondità della terra. La sua fama diviene leggendaria. Ed ecco un documento prezioso. Emilio Comici all'attacco di una parete. Benché retrospettiva, questa ripresa dal vero fa ugualmente risaltare lo stile inconfondibile di Comici, che per le sue doti eccezionali fu riconosciuto l'atleta più perfetto che l'Italia potesse offrire.